Gentili telespettatori, buona giornata e benvenuti a questo video di Tele Italia. Berlusconi, proprio qualche giorno fa, è intervenuto dicendo che il centro, la creazione di un nuovo centro, ha fallito, non esiste. Dice: guardate Calenda con Azione, guardate Renzi con Italia Viva, il centro non esiste, il paese è polarizzato, c'è la destra, la sinistra. Non, il centro non funziona più. Mentre c'è chi non la pensa così. Infatti Toti e Carfagna, Toti è il presidente fondatore di Cambiamo, che addirittura dopo il successo elettorale alle regionali passa dall'1,1 all'1,5% ed è un successo per quel piccolo partito. Ma lui, dopo il successo, Toti ha cominciato a rimproverare Salvini, non sei capace ad alzare la voce, diciamo politicamente, nonostante il suo partito sia dell'1,5%, il successo del 55% in Liguria lo ha galvanizzato. E adesso sembrerebbe che stia cercando con quelli di Forza Italia di trovare il modo per fare un partito nuovo. Alla fine stanno cercando di sostituire Forza Italia con un altro partito, visto che Forza Italia è in mano a Silvio Berlusconi e un giorno Forza Italia magari sarà destinato a sparire come tanti altri partiti perché viene fortemente identificato con Berlusconi. Berlusconi è Forza Italia, Forza Italia è Berlusconi, quindi un giorno potrebbe non esistere più. E quindi si scontra poi con le ambizioni di Toti, che era il delfino di Berlusconi. Dopo tanti delfini che ha avuto Berlusconi, da Alfano, eccetera, eccetera, Fini, l'ultimo era lui, Toti, ambizioso Toti. Toti è uno che vuole arrivare sempre più in alto, ma nella politica ci vuole l'ambizione, sennò che ci stai a fa'. E quindi lui non si rassegna al partito Cambiamo dell'1,5%. Non vuole stare in Liguria col 55%, lui non vuole partecipare alle feste, lui vuole diventare uno degli attori principali in Italia della politica. È conosciuto, è un politico conosciuto, ma lui vuole diventare come Salvini, come Zingaretti, come Di Maio, vuole diventare capo politico di un grande partito nazionale. Così, dalla grande voglia che vi racconto, c'è la grande voglia poi di un grande centro, un contenitore di moderati e liberali che possa fare da contrappeso sul versante del centrodestra e dei sovranisti. Però Giovanni Toti non ha capito una cosa, che per fare un grande centro ci vuole una persona fortemente carismatica, una persona che attira elettori. E realmente Giovanni Toti non è questa persona, ma neanche la Garfagna. Però loro naturalmente hanno le loro legittime ambizioni. E così si incontrano i due, sostenitori sempre, da sempre di questo progetto. In gran segreto ieri a Roma all'Hotel De Russie, se si legge così. Però questo gran segreto, alla fine, è il segreto di Pulcinella, perché lo sanno tutti. Prove tecniche di un soggetto nuovo in comune. Bah, probabile, possibile. Così il nuovo riconfermato governatore Ligure ormai è molto galvanizzato e rilancia il suo vecchio progetto. Serve ricostruire uno spazio per i liberal democratici. Però, caro Toti, tu il progetto l'hai già tentato di realizzare, hai fatto il tuo partito. Dovevi diventare il centro e hai l'1,5%, Calenda ha il 3%, Renzi ha il 3%, più o meno. Diciamo che in questo centro c'è più o meno un 7%, che non è poi così male, anche se Berlusconi dice che il centro non esiste, alla fine, se fate la somma di questi tre partiti, 3, 3, 6, 6,5, tra il 6 e il 7%. Naturalmente, però, come fai a far convivere Toti con Calenda e Renzi? Tre galli in un pollaio non vanno bene. Però,
In un'intervista al Corriere aveva tirato le orecchie a Matteo Salvini, Toti, reo di pensare un po' troppo alla Lega più che alle sorti complessive del centrodestra. Stessa cosa che pensa la Garfagna, convinta che ci sia bisogno di un soggetto che faccia rivivere, politicamente parlando, i fasti di Forza Italia. E voi direte, ma scusa, ma c'è già Forza Italia, lei è già in Forza Italia. Però lei vuole anche lei, vuole di più, lei vuole diventare il capo politico di Forza Italia, ma non lo può diventare. E poi è un partito dal 5,8. Capite che scalpitano per creare una nuova Forza Italia loro che erano in Forza Italia. Così tra Totti e Garfagna c'è sempre stato una sorta di feeling, no? Questione di feeling. E appena poi il caso di ricordare che nel 2019, nel tentativo di rilanciare Forza Italia, aveva affidato proprio a loro due il ruolo di coordinatori del partito. Ma per quanto riguarda Totti era durata poco, perché nemmeno 3 mesi dopo aveva deciso di mollare Forza Italia per dare vita a un partito nuovo di zecca, Cambiamo, che alle ultime regionali ha conquistato più del 20%. Così Totti si è galvanizzato, ovviamente il 20% a livello regionale, non a livello nazionale, attenzione, non confondiamoci. Però lui vuole allontanarsi dagli estremismi e i toni populistici, vuole un partito molto molto moderato, di centro, che però guarda a destra, un centro che guarda a destra, non un centrodestra, ma un centro che guarda a destra. E forse l'incontro con la Garfagni è proprio un primo passo per cercare di fare questo. Naturalmente fare un partito, un grande partito, così farlo nascere sulla carta non è proprio così, così semplice, perché lui ci ha già provato, Calenda ci ha provato, Calenda è una persona capace, valida. Vabbè, Renzi ormai non se lo calcola più nessuno, ma lui non si vuole dar pace, però non è così semplice come dirlo. Facciamo un partito di grande centro e facciamo i capi politici importanti. Non è proprio così. Non funziona così. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi a questo canale Teleitalia, all'altro canale che si chiama Teleitalia Seconda Rete, e alla pagina di Facebook che si chiama Tele Italia, dove trovate su Tele Italia, su Facebook, gli stessi video dei canali che ci sono su YouTube. Grazie nuovamente e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.